L'associazione è nata appunto in ambito scolastico come sensibilizzazione su varie questioni scolastiche e ormai da una ventina d'anni si occupa dell'accoglienza in famiglia temporanea dei bambini bielorussi. Questa è un'esperienza dove vengono coinvolte le famiglie del territorio, prevalentemente i bambini, il grosso gruppo dei bambini viene ospitato nel mese di ottobre, però poi ci sono varie accoglienze in vari diversi periodi dell'anno. E allora io vorrei parlarvi appunto di quella che è uno dei periodi dell'accoglienza, cioè quello dell'autunno. I bambini arrivano con un insegnante e con un interprete. Di giorno frequentano la scuola alla Calvino, quindi Moncaglieri, e la sera, il pomeriggio e il fine settimana vengono gestiti dalle famiglie. Per me e per tutti coloro che hanno aderito a questo progetto è un grandissimo arricchimento, perché oltre a dare un aiuto a questo bambino o bambina che viene ospitato, è un aiuto a tutta la famiglia, perché tutta la famiglia viene coinvolta in questa operazione di accoglienza. Anche i nostri figli hanno la grande opportunità di imparare qualcosa, visto che sono bambini nati in un luogo decisamente dove si sta bene, insomma, hanno la possibilità di conoscere la situazione di altri bambini che, pur essendo loro coetanei, vivono spesso molti disagi. E quindi è un percorso importante per tutta la famiglia, questo sicuramente. Questa per quanto riguarda l'accoglienza in ottobre. Abbiamo iniziato questa esperienza già nel 2009, quando appunto abbiamo accolto una bambina che aveva soli 8 anni. E questa bambina sta continuando, ormai cresciuta, adolescente, e ha 16 anni, e viene accolta ancora nel periodo estivo, sempre estivo nella nostra famiglia. Lei è coetanea delle mie figlie e effettivamente stanno facendo questo percorso di crescita insieme. Lei in un paese dove effettivamente ha pochissime opportunità, sicuramente non ha le opportunità che possono avere tutti i nostri figli, sia a livello scolastico che di tutti i generi. Però ha questa opportunità di venire da noi in famiglia nel periodo estivo, quindi fare un periodo di mare, delle gite, insomma. Quello che io credo che sia veramente importante, oltre a quello che loro danno a noi, quello che noi riusciamo a dare loro, è dal momento in cui noi, ma tantissime altre associazioni accolgono questi bambini in Italia, c'è la possibilità di veramente avere un domani, magari degli adulti un po' più consapevoli del fatto che può esistere un modo di vivere diverso da quello che loro sono costretti a subire in questo periodo storico, ecco.